ragazzi, buongiorno a tutti, grazie di essere venuti come sempre numerosi e anche questo semestre come collettivo Economia La Sapienza abbiamo organizzato e stiamo ancora organizzando un ciclo di incontri a carattere economico, politico e sociale in cui intendiamo approfondire i temi che ci riguardano più da vicino, quelli della realtà contemporanea, ma utilizzando diciamo anche le conoscenze che ognuno di noi ha frequentando questa facoltà e soprattutto il corso di scienze economiche. Perché di fondo i programmi che vengono offerti oggi, i percorsi formativi, per quanto buoni comunque, hanno bisogno di un approfondimento e di un aspetto critico. Ovviamente le conoscenze il corso ce le dà, noi non ci accontentiamo, vogliamo un pochino approfondirle per guardare con un occhio critico quello che succede intorno a noi. E per questo che organizziamo queste conferenze dove invitiamo professori, ricercatori, giornalisti, esperti, oggi anche per la prima volta presentiamo un libro e dove vogliamo approfondire alcune tematiche che spesso vengono trascurate o mettere in luce dei passaggi che sono critici soprattutto per le teorie mainstream e quelle dominanti e provare come possibile a presentare una teoria diversa che spesso non ci viene raccontata. Oggi lo facciamo partendo da questo libro di Domenico Moro, che è qui con noi e che ringrazio di essere venuto, Globalizzazione e decadenza industriale, l'Italia tra delocalizzazione, crisi secolare e euro, in prima turra 2015. E siamo partiti da questo libro perché tocca molti aspetti interessanti, non si esaurisce soltanto nel tema della globalizzazione e della decadenza industriale, in quanto inserisce i processi di integrazione, di internazionalizzazione, di liberalizzazione di merci e capitali in un contesto che è quello del sistema produttivo capitalistico, che molto spesso non ci viene raccontato, né tantomeno ne sentiamo parlare quando studiamo qui nelle lezioni. Ma che appunto, come poi spiegherà Domenico, è proprio in questo sistema che ci sono degli elementi che permettono questi passaggi di globalizzazione e di decadenza industriale, che sennò sembrano calati dall'alto. Infatti ci sentiamo dire che è un fenomeno che si sviluppa, nasce, fa bene a tutti, la concorrenza di prezzo, la libera circolazione delle merci, ovviamente bisogna anche vedere quali sono gli aspetti che ci sono dall'altra parte. Ovviamente è tutto inserito nel lunghissimo periodo di crisi che stiamo vivendo, ormai la crisi diciamo è finita, come dicono in tanti, il problema è che adesso c'è una depressione, anzi siamo anche in una fase di recessione economica e le crisi purtroppo il sistema capitalistico ce l'ha inside nel suo operare, si ripresentano ciclicamente, è un sistema che è pieno di crisi, è un sistema che si basa anche su delle crisi. E quindi vogliamo parlare proprio di questo. E lascio la parola a Domenico, però prima vi voglio dire che se volete partecipare al collettivo noi dopo questa conferenza ci prendiamo un attimo, un quarto d'ora, 20 minuti per fare il punto degli altri incontri, per discutere di alcuni temi. Prima tra tutti volevamo fare qualcosa per gli appelli, per i bagni, un pochino per le strutture come avevamo scritto nel programma per la candidatura, inserirci nel discorso del referendum contro le trivelle che ci sarà il 17 aprile e del quale non sentiamo parlare né nelle televisioni né sui giornali, che un motivo forse c'è, chiediamoci anche questo perché, e soprattutto per definire qualche punto, qualche tema da portare nell'assemblea di facoltà che ci sarà la prossima settimana e di cui sono rappresentante degli studenti, quindi mi toccherà parteciparci. E niente, posso? Grazie a tutti, lascio la parola a Domenico, ricercatore presso l'Istat, economista, sociologo e chi più ne ha menta. Grazie. Ma io vi ringrazio per l'invito, ringrazio il collettivo. Come diceva Andrea giustamente, oggi siamo in una situazione di crisi. Diciamo che a livello di senso comune si pensa che i problemi dell'Italia, la decadenza dell'Italia, dipendano essenzialmente da fattori sovrastrutturali,
cioè dalla casta politica, dall'inefficienza, dalla corruzione e così via. Questa è la versione, la visione classica che è stata portata avanti negli ultimi anni, a partire da testi come La Casta di Rizzo e Stella, che non a caso sono giornalisti del Corriere della Sera, che è appunto una delle espressioni del grande capitale italiano. Vedevo proprio ieri all'interno di Amazon che è uscito un nuovo libro, L'Italia ultima in classifica, un libro di Einaudi che appunto elenca i fallimenti e il fatto che il nostro paese è ultimo praticamente in tutte le classifiche. In realtà questa è una visione come quella che attribuisce le cause della crisi, della decadenza dell'Italia alla corruzione e all'inefficienza dei politici, estremamente limitata, perché in realtà i problemi dell'Italia, i problemi della crisi, della decadenza che noi vediamo anche nella nostra città, a Roma, dipendono in realtà da problemi più connessi alla crisi economica generale e ai problemi relativi all'andamento del modo di produzione capitalistico stesso. Cioè i problemi dell'Italia derivano essenzialmente dall'adeguamento del nostro paese e delle sue imprese a una fase nuova del modo di produzione capitalistico, cioè a una fase globalizzata, in cui le imprese non hanno più una dimensione solamente nazionale, ma hanno una dimensione multinazionale e transnazionale. Quindi il primo elemento è quello della globalizzazione. Il secondo elemento collegato alla globalizzazione è quello della crisi. Fino a 10 anni fa un tasso di crescita del 3% del PIL era considerato un tasso di crescita quasi deludente. Oggi il governo fa, diciamo così, grandi feste nel momento in cui il PIL cresce trimestralmente del più 0,1%. In realtà, come abbiamo visto dall'ultimo comunicato dell'Istat, noi ci troviamo sempre di nuovo in una crisi che non riesce a risolversi. La crisi che è scoppiata tra 2007 e 2008, con appunto lo scoppio della bolla dei mutui, non si è più ristabilita. Quindi noi ci siamo trovati in una situazione in cui il livello di produzione economica, manifatturiera, dei servizi, eccetera, eccetera, è crollato e non è più risalito ai livelli del 2007. Questo è un elemento molto importante, perché in tutte le altre crisi, dopo qualche anno, dopo 3, 4, 5 anni, il modo di produzione capitalistico era riuscito a ritornare ai livelli di picco precedenti alla crisi. Noi a distanza di 8 anni rispetto al 2007, picco di produzione precedente alla crisi, non siamo ancora ritornati a quel livello. Pensate che nella crisi del 29, che è considerata la crisi più devastante del modo di produzione capitalistico, l'economia italiana dopo 5-6 anni già aveva ripreso il livello di picco precedente allo scoppio della crisi. Quindi, sotto alcuni punti di vista, questa crisi è la crisi peggiore del modo di produzione capitalistico dal 29, anzi, probabilmente dalla fine dell'Ottocento. Krugman dice, in un suo scritto piuttosto famoso, che le crisi sono abbastanza frequenti. Come diceva Andrea, il modo di produzione capitalistico si caratterizza per un andamento ciclico, cioè per un andamento in cui fasi espansive vengono seguite da fasi di crisi e poi di nuovo di espansione, con un andamento appunto ondulato. Ora il problema è che le fasi di crisi però in certi momenti possono sfociare in depressioni vere e proprie, cioè in crisi maggiori, in crisi che non possono essere risolte con gli stessi metodi con cui erano risolte le crisi precedentemente. E noi vediamo nella storia del modo di produzione capitalistico dall'Ottocento ad oggi tre di queste crisi maggiori. La prima, che scoppia alla fine dell'Ottocento e che viene appunto chiamata lunga depressione. Una crisi che darà luogo poi allo sviluppo dell'imperialismo,
e quindi a una concorrenza tra gli imperi coloniali che poi sfocerà nella prima guerra mondiale e che romperà la prima globalizzazione, disgregherà il primo mercato mondiale che si era costituito tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Poi abbiamo la crisi del 29, famosa, e poi abbiamo la crisi in cui noi siamo oggi. Quindi noi siamo in quella che è la terza grande crisi del modo di produzione capitalistico dagli anni 70 dell'Ottocento. Una crisi pesante che l'Italia sta scontando in modo particolarmente duro. Pensate che tra il 2007 e il 2014 tra il 20 e il 25% della capacità manifatturiera italiana è stato distrutto. Quindi la potenzialità industriale del nostro paese si è, diciamo così, ridotta di almeno un quarto o un quinto. Si tratta di una situazione estremamente grave, perché la produzione manifatturiera è la base della produzione del PIL di un'economia moderna, che se ne dica, perché anche i servizi, lo sviluppo dei servizi dipendono comunque da una base manifatturiera. Tant'è vero che le politiche internazionali oggi sono tutte tese, anche nei paesi più sviluppati, alla ripresa del livello manifatturiero che c'era prima. L'Unione Europea ha come punto, come obiettivo, raggiungere il 20% del PIL in manifattura. Ora, invece, noi ci troviamo davanti a una situazione in cui la manifattura italiana è stata fortemente compressa. Quali sono le cause di questa situazione? Le cause di questa situazione sono appunto quelle relative alla crisi economica che è cominciata però non nel 2007-2008 ma subito dopo la fine dei famosi 30 anni gloriosi, cioè 30 anni di grande sviluppo che erano succeduti alla Seconda Guerra Mondiale. Perché sostanzialmente il modo di produzione capitalistico era uscito dalla crisi del 29 attraverso le spese militari e attraverso le distruzioni che si erano realizzate nei paesi più sviluppati. Infatti le politiche keynesiane che erano state messe in atto dal governo Roosevelt subito dopo la crisi in realtà non avevano risolto negli Stati Uniti la depressione, che si era ripresentata già nel 39. Quando è che l'economia statunitense riprende a marciare a pieno ritmo? Quando scoppia la guerra e quando l'economia statunitense deve rifornire di armi e di altri merci le economie combattenti dei paesi che stanno appunto portando avanti il confronto in Europa della Seconda Guerra Mondiale. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è appunto la spinta della ricostruzione. Quindi quali sono i paesi che si sviluppano maggiormente rispetto agli altri? Sono i paesi che hanno subito di più le conseguenze della distruzione dei combattimenti della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia, la Germania e il Giappone, che hanno tra il 1950 e il 1970 i tassi di crescita del PIL e della produttività più alti degli altri paesi, come gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che tutto il modo di produzione capitalistico, in particolar modo le potenze sconfitte nella Seconda Guerra Mondiale, per 30 anni, praticamente fino al 74-75, inizio anni 80, attraversano un periodo di grande espansione, di crescita del PIL del 5-6-7%, percentuali che oggi sono assolutamente impensabili. Era quella appunto l'Italia del boom economico. Cosa succede? Succede che a seguito dello sviluppo economico si ripresenta essenzialmente lo stesso problema che si era presentato già nel 29. Cioè nel 74-75 si ripresenta di nuovo una crisi di sovrapproduzione di capitale. Cosa vuol dire crisi di sovrapproduzione di capitale?
vuol dire che i processi di accumulazione capitalistica erano andati avanti così tanto, in modo così forte, che si erano investiti talmente tanti capitali in mezzi di produzione che quell'investimento non era più proporzionale al profitto che i capitalisti attendevano. Cioè sostanzialmente nel 74-75 comincia a riverificarsi quel fenomeno su cui Marx incentra la sua attenzione, che è la caduta del saggio di profitto, ovvero la caduta della redditività dei capitali investiti. Badate bene che questa non è un'invenzione di Marx, perché in realtà la caduta del saggio di profitto viene descritta e viene individuata già da Adam Smith e da Ricardo. Quindi tutti quelli che criticano la teoria della caduta del saggio di profitto dicendo che non esiste, non è vera, è un'invenzione di Marx, che si provino pure a dimostrare che non è vera, che non esiste, ma non è un'invenzione di Marx ed è un processo, un fenomeno economico che lo stesso, diciamo così, nome tutelare dell'economia liberale, cioè Adam Smith, aveva individuato a suo tempo. Qual è allora l'innovazione di Marx? L'innovazione di Marx sta nel fatto di porre la caduta tendenziale del saggio di profitto come elemento centrale nella spiegazione dei fatti economici, sociali e storici. Ma anche perché in realtà Marx parla non di caduta del saggio di profitto, ma di caduta tendenziale. E infatti Marx dice che il problema non è tanto quello di spiegare perché c'è la caduta dei profitti, quanto spiegare perché questa caduta non avviene in modo più forte e non porta al collasso il modo di produzione capitalistico. Il problema del crollo del modo di produzione capitalistico è praticamente assente dal dibattito quotidiano. Però negli anni 20, 30, ma anche precedentemente, poi anche negli anni 70, cioè in tutti i periodi di crisi forte e anche di avanzata del movimento dei lavoratori e di ripresa a livello teorico di un pensiero critico e marxista, il problema del crollo si ripresenta. Ora, Marx dice che il capitalismo non crolla, o meglio, la caduta tendenziale del saggio di profitto non porta automaticamente al crollo, alla distruzione del capitalismo. Certo che se questo profitto cadesse in modo continuo, alla fine il capitalista non avrebbe più profitto, quindi non avrebbe più alcun interesse all'investimento. E quindi la produzione si bloccherebbe definitivamente. Già con la caduta tendenziale del saggio di profitto noi vediamo che i capitalisti bloccano o riducono i loro investimenti, ed è questa la ragione per cui il prodotto interno lordo rallenta e la disoccupazione aumenta. Ma Marx dice appunto che questa caduta è solo tendenziale. Perché è tendenziale? Perché il modo di produzione capitalistico mette in atto quelle che Marx definisce cause antagonistiche a frenare, a rallentare o addirittura a interrompere la caduta del saggio di profitto. Quali sono queste cause antagonistiche? Sono l'aumento dello sfruttamento della forza lavoro, la riduzione dei salari, la creazione di un esercito industriale di riserva. Cos'è l'esercito industriale di riserva? L'esercito industriale di riserva è una massa di lavoratori precari che possono essere assorbiti e respinti dalla produzione, dal modo di produzione capitalistico a seconda del ciclo e a seconda delle necessità di accumulazione del modo di produzione capitalistico stesso. Quindi è quella base di cui il modo di produzione capitalistico ha bisogno per rispondere al suo andamento ciclico, ma anche, ed è ancora più importante, per tenere bassi i salari, perché è la pressione dei disoccupati a imporre ai salari di quelli che sono occupati
un livello sufficientemente basso in modo tale da mantenere i profitti sufficientemente alti. Quindi quando il tasso, il saggio di profitto cala, per recuperare questa caduta del saggio di profitto, quindi per rispondere alla caduta della redditività degli investimenti, si ricorre a uno strumento molto semplice, che è quello appunto di ridurre il valore della forza lavoro, ovvero il salario, oppure aumentare lo sfruttamento, oppure, il che aiuta i primi due elementi, creare un esercito industriale di riserva. L'immissione massiccia di immigrati che la Thatcher e la Germania sta cercando di portare avanti rientra all'interno di questo aspetto, cioè rientra all'interno della costruzione di un esercito industriale di riserva. Perché? Perché i tassi di natalità e di fertilità della popolazione europea sono così bassi, per cui senza apporto dell'immigrazione noi avremo una popolazione tedesca che dagli 80 milioni attuali passerà, previsione di Eurostat, a 55 milioni. Quindi sostanzialmente 25 milioni di persone che non esistono più. Questo è un problema per il modo di produzione capitalistico. Perché? Perché il modo di produzione capitalistica ha bisogno di forza lavoro. Senza forza lavoro non c'è estrazione di plusvalore e quindi non c'è profitto. Ma soprattutto senza un'adeguata ricostituzione delle basi umane della forza lavoro non c'è esercito industriale di riserva. L'Italia, come la Germania, ha lo stesso tipo di problema. Qualcuno potrà dire, sì, ma i giovani non trovano lavoro, quindi perché allora? Sempre per questo ragionamento, per far sì che esista comunque anche nel futuro una base di esercito industriale di riserva che permetta al modo di produzione capitalistico di avere forza lavoro a basso prezzo e utilizzabile a seconda dell'andamento del modo di produzione. Il Job Act, la precarizzazione e quindi sostanzialmente tutte quelle riforme che sono state portate avanti in modo assolutamente bipartisan, dal PDL, Forza Italia, il PD, quindi dalla riforma Treu alla riforma Biagi, a ultimamente il Job Act, facilitano questo elemento, cioè sono coerenti con la creazione e con la formazione di un esercito industriale di riserva. Tuttavia, questi tre elementi di controtendenza sono elementi, diciamo così, importanti, ma meno importanti degli altri due che vengo a dirvi, e che in realtà sono quelli che determinano, incidono di più su quella che è la situazione sociale e storica attuale. Quali sono questi elementi? Gli elementi più importanti, antagonistici alla caduta del saggio di profitto, sono le esportazioni di merci e le esportazioni di capitale, perché appunto la sovrapproduzione di capitale, l'eccesso di capitale investito, cioè la difficoltà a rendere redditizio quel capitale, si traduce nel tentativo dei capitalisti di aumentare la produzione, di allargare le economie di scala attraverso per esempio fusioni e acquisizioni, che sono una tendenza tipica delle fasi precedenti e successive alla crisi. Pensiamo a FCA, alla Fiat, che è diventata un'altra impresa FCA fondendosi con un altro colosso dell'automobile. Quindi l'aumento delle basi produttive determina anche un aumento del prodotto che viene appunto generato dalla produzione capitalistica. Quindi l'eccesso di produzione deve trovare una collocazione che non trova all'interno dei paesi, non trova all'interno dell'economia domestica. Fra l'altro depressa perché nel frattempo, come in effetti è accaduto, il salario è calato, la disoccupazione è aumentata a seguito delle ristrutturazioni e quindi la capacità d'acquisto dei lavoratori, il salario complessivo, il monte salario complessivo si è ridotto. Quindi questa massa di merci
generata, questo surplus di merci generata dalla sovrapproduzione, dalla sovraaccumulazione di capitale, deve trovare uno sbocco all'estero. Questo sbocco è dato appunto dal commercio estero. Quindi oggi noi assistiamo a una tendenza di tutte le potenze capitalistiche in senso neomercantilistico, cioè una tendenza a sviluppare il più possibile il commercio estero. Alfiere di questa tendenza è la Germania, che basa tutta la sua forza economica esclusivamente sul commercio estero, tanto da aver avuto in alcuni momenti un surplus commerciale addirittura superiore a quello della Cina, pur avendo solo 80 milioni di abitanti contro oltre un miliardo della Cina. Questa tendenza neomercantilista è esattamente quella tendenza che, come vedremo più avanti, la Germania sta tentando di applicare e di esportare al resto d'Europa. E qual è il paese che più, diciamo così, si adegua, che è il migliore studente della Germania? È l'Italia, perché l'Italia negli ultimi anni ha realizzato dei surplus commerciali sempre più grandi, che dipendono non solo e non tanto da un aumento delle esportazioni che ci sono, ma dipendono anche dalla diminuzione delle importazioni. Quindi noi abbiamo economie capitalistiche che cercano di scaricare la crisi, la sovrapproduzione di capitale verso le altre economie, perché se io tendo ad esportare, l'altro paese tende ad esportare e così via, e nessuno acquista, nessuno sviluppa dei deficit commerciali, allora l'economia collassa, perché appunto è l'economia capitalistica, è un sistema di vasi comunicanti. Non è possibile che noi abbiamo tutti esportatori netti e nessuno che invece ha un forte indebitamento commerciale. Quindi questo tipo di tendenza porta a ulteriori squilibri, porta a competizioni, porta all'accentuazione degli scontri anche tra stati. Quello che sta accadendo in Libia e in Nord Africa non è scollegato da quello di cui noi stiamo parlando oggi, perché se Renzi frena rispetto all'intervento militare dell'Italia in Libia, non è perché pensi che un intervento militare non è necessario dal suo punto di vista, ma perché all'interno di quella realtà non c'è ancora un accordo per la spartizione delle risorse economiche, degli investimenti di capitale tra l'Italia, la Francia e la Gran Bretagna. Del resto l'intervento contro Gheddafi è stato sostanzialmente incentivato dalla Francia. Perché? Perché la Francia intendeva sostituire l'Italia in Libia con le sue multinazionali nello sfruttamento non solo del petrolio ma anche delle ricche commesse commerciali. L'altro elemento, oltre alle esportazioni di merci, è ancora più importante ed è quello che struttura e definisce l'economia contemporanea. Quindi vi prego di fare molta attenzione a questo elemento. Si tratta delle esportazioni di capitale. Un tempo il modo di produzione capitalistico aveva come elemento più importante di risposta alle crisi l'esportazione di merci. Oggi le esportazioni di capitali sono sempre più importanti. Cosa sono le esportazioni di capitale? Le esportazioni di capitale sono essenzialmente investimenti fatti all'estero che si traducono o in impianti greenfield, cioè ex novo, come quelli che vengono realizzati ad esempio in Tunisia dagli imprenditori italiani per la produzione tessile, di scarpe, eccetera, eccetera, e poi investimenti sempre all'estero che però si traducono nel cosiddetto merger and acquisition cross border, cioè praticamente nelle fusioni e nelle acquisizioni oltre confine, e queste vengono realizzate soprattutto nei paesi a capitalismo avanzato, come appunto è stato il caso di Fiat con Chrysler. Il processo di esportazione di capitale all'estero trasforma le imprese, perché le imprese diventano
da imprese nazionali, imprese multinazionali, cioè imprese che hanno una testa in un paese, ad esempio l'Italia, e poi hanno numerose braccia in paesi di vari continenti. Però questo processo è andato avanti a livello tale che oggi noi siamo davanti a imprese di tipo ancora diverso, imprese che gli specialisti chiamano transnazionali. Queste sono imprese che non hanno più un centro collocato in un paese specifico, o meglio, magari ce l'hanno, però hanno tanti centri collegati al centro principale, da cui a loro volta dipendono altre braccia e altri piccoli centri. Ad esempio il gruppo Benetton è costituito come una sorta di circoli concentrici in cui ci sono tanti centri da cui dipendono altri elementi. All'interno dell'Istat noi abbiamo realizzato una ricerca sulle cosiddette unità complesse, cioè sui grandi gruppi in cui c'è una controllante e varie controllate. Beh, sapete di cosa ci siamo accorti? Che in realtà per alcune imprese non è possibile arrivare alla controllante. Che in realtà sotto la nostra ottica, sotto il nostro focus visivo, cade soltanto un pezzo dell'impresa transnazionale, ad esempio Ferrero. In realtà noi non abbiamo potuto intervistarla come gruppo transnazionale, ma abbiamo potuto intervistare solo la Ferrero che ha sede in Piemonte e da cui dipendono altri uffici anche in altri paesi. Ma qual è il gruppo centrale, la testa e il vertice della Ferrero? È quello che sta in Lussemburgo, dove c'è un enorme palazzo e dove nel consiglio d'amministrazione siede appunto il signor Ferrero, l'erede della famiglia Ferrero, che invece non è presente all'interno del consiglio d'amministrazione dell'impresa che noi abbiamo analizzato. Ma lo stesso problema noi vediamo ad esempio in FCA. Anche FCA ci ha detto che se noi volevamo l'informazione che richiedevamo dovevamo rivolgersi ad Amsterdam, perché ad Amsterdam è ormai la sede legale dell'azienda, mentre la sede legale dell'azienda di FCA, mentre la sede fiscale è in Inghilterra. Quindi noi abbiamo delle imprese, e poi possiamo aggiungere ST Microelectronics, che è un'impresa importantissima, che fa tanta ricerca e sviluppo, è una multinazionale franco-italiana e che risulta appunto aver sede in Belgio. Quindi noi ci troviamo con una parte delle imprese italiane che in qualche modo sposta la sua sede, il suo centro nevralgico, una parte del suo centro direttivo all'estero, ma quello che è ancora più importante è che sposta il baricentro della sua produzione in altri paesi. Questo che io ho descritto è un problema che genera delle conseguenze enormi. Pensiamo soltanto al fatto che la crisi economica è generata dalla sovraccumulazione di capitale, ma appunto per risolvere la sovraccumulazione di capitale la crisi determina una riduzione degli investimenti fissi e quindi con la riduzione degli investimenti fissi una riduzione del PIL e dell'occupazione, perché nel capitalismo per mantenere il livello dell'occupazione precedente bisogna aumentare comunque l'investimento e per aumentare il livello dell'occupazione, il tasso di occupazione, bisogna aumentare ancora di più gli investimenti. Quindi la riduzione degli investimenti durante la crisi viene accentuata proprio dal fenomeno che abbiamo testé elencato, cioè dal fenomeno dell'esportazione dei capitali. L'esportazione di capitali vuol dire che un pezzo del risparmio delle imprese italiane, cioè dei profitti generati all'interno del nostro paese, prende la strada dell'estero. La conseguenza è che la produzione italiana decade,
come abbiamo visto, c'è stata una contrazione del 20-25% e quindi anche l'occupazione degli altri, non solo, ma anche la produttività, la capacità del sistema di innovarsi viene meno, proprio perché i profitti non vengono reinvestiti in Italia, ma prendono la strada dell'estero, oppure si dirigono verso monopoli naturali o artificiali come le autostrade, oppure verso la speculazione finanziaria. Però l'aspetto su cui noi ci concentriamo è quello delle esportazioni di capitale, cioè il fatto che i capitali italiani vanno in Tunisia, in Brasile, negli Stati Uniti, in Polonia, in Romania, in Bulgaria, in Cina e così. Pensate che nel 1980 lo stock, voi sapete che cos'è uno stock? No, una massa accumulata. Lo stock degli IDE, cioè degli investimenti destinati all'estero, era di 7.319 miliardi, pari a all'1,6% del PIL. Nel 2013 gli IDE arrivano a 598 miliardi, pari al 28,9, cioè al 29% del PIL. Ma quello che è ancora più importante è vedere l'accelerazione negli ultimi anni di questa tendenza, perché nel 1990 da 60 miliardi passiamo ai quasi 600 attuali, quindi praticamente si è decuplicata la massa degli investimenti all'estero. Ma questa accelerazione diventa ancora più forte negli ultimi anni, quindi dopo la crisi. Nel 2010 avevamo come Italia 489,6 miliardi di IDE all'estero, come ho detto prima, in tre anni sono diventati 598 miliardi, quindi 110 miliardi in più in tre anni. Ora, in televisione noi sentiamo parlare degli sprechi della politica, delle inefficienze, della corruzione, però nessuno ci dice che una parte importante dell'industria, della manifattura e dei servizi italiani va all'estero attraverso processi di delocalizzazione, greenfield, fusioni e acquisizioni all'estero. Questo ha una conseguenza non solo in termini di restrizione della base produttiva, ma anche una conseguenza in termini di restrizione dell'occupazione e anche di restrizione del gettito fiscale. E quindi tutto questo non può che avere un impatto anche sulla sostenibilità del debito, visto appunto che i criteri europei non considerano il debito in termini assoluti, ma in percentuale, quindi sostanzialmente il debito fratto PIL. E quindi se il PIL si deprime, anche se il debito al numeratore non cresce più di tanto, noi avremo un aumento del rapporto che rappresenta l'indebitamento. Ma c'è un'altra conseguenza molto più importante dal punto di vista politico e sociale. Oggi le grandi imprese non hanno più interesse al PIL domestico, perché appunto la loro concorrenza, l'aumento della produttività, l'aumento della loro redditività si gioca a livello internazionale attraverso la realizzazione di economie di scala a livello internazionale. Quindi le imprese come la Fiat non sono interessate all'economia domestica, di conseguenza non sono in più interessate a politiche di espansione fiscale, cioè non sono più interessate a un intervento statale che poi si traduca in aumento del debito pubblico. Anzi, il debito pubblico è diventato un ostacolo allo sviluppo del capitalismo globalizzato. Perché? Perché quando il debito pubblico aumenta, lo Stato, per collocare i suoi titoli sul mercato finanziario internazionale, sul mercato dei titoli internazionale, alza i tassi di interesse e in questo modo i capitali, il risparmio nazionale, tende ad andare verso il debito pubblico.
Questo è un problema per il modo di produzione capitalistico e per le imprese, che hanno bisogno di capitali all'interno del mercato finanziario e quindi cercano di deviare il risparmio nazionale verso la borsa e i mercati finanziari. Quindi l'attacco al debito pubblico, tutta, diciamo così, la lotta, le tendenze che cercano di ridurre lo spread, sono tese anche alla riduzione dei tassi di interesse in modo tale da spostare una parte del risparmio nazionale dal debito pubblico ai mercati finanziari e alla borsa. Oggi il governo Renzi sta portando avanti un processo di spostamento del finanziamento delle imprese dalle banche ai mercati finanziari, quindi una trasformazione di quel sistema che veniva definito come bancocentrico, in cui le banche erano al centro del finanziamento dell'economia, delle imprese. Un tipo di finanziamento che oggi non può più andare avanti, anche per un'altra ragione, cioè per il fatto che il nostro sistema bancario è pieno di titoli di Stato e soprattutto di titoli tossici, di titoli inesigibili. Si parla addirittura di 350 miliardi di titoli non esigibili. Quindi ci troviamo davanti a una situazione di trasformazione generale in cui, se le politiche keynesiane classiche non sono più ritenute necessarie da quello che è il vertice del modo di produzione capitalistico, le imprese, il grande capitale, decade anche sostanzialmente quello che era il blocco sociale keynesiano, su cui si era fondata gran parte della politica degli ultimi 30-40 anni, cioè le politiche di carattere socialdemocratico, le politiche basate, diciamo così, sull'espansione del debito pubblico, sul riformismo del centro-sinistra, non hanno più ragione di essere portate avanti. Ed è questa la causa anche del fallimento del governo Prodi 1 e 2, perché oggi il centro-sinistra come formula politica non ha più le basi materiali di esistenza, proprio perché il modo di produzione è cambiato, il blocco sociale keynesiano si è disgregato e si sta portando avanti un tipo di politica che non è più keynesiana, ma che è appunto una politica coerente con gli assetti globalizzati. Vado a concludere dicendo che lo strumento strategico per la ristrutturazione dell'accumulazione capitalistica in Europa e lo strumento, la leva che ha permesso e sta permettendo alle cause antagonistiche che ho descritto prima di funzionare in modo più efficiente è per l'appunto l'integrazione europea. Quindi l'integrazione europea e in particolar modo l'integrazione valutaria europea sono elementi che facilitano gli scambi e le esportazioni di merci e di capitali, facilitano le concentrazioni e le centralizzazioni proprietarie e soprattutto facilitano quelle cosiddette riforme di struttura che poi non sono altro che la riduzione del welfare, la precarizzazione del mercato del lavoro, la riduzione del debito pubblico, sempre finalizzata a quegli elementi che abbiamo detto. Quindi io credo che se noi vogliamo leggere la realtà attuale dobbiamo cercare di focalizzarci su come è cambiato il modo di produzione esistente. Un modo di produzione che potevamo definire, descrivere fino a qualche anno fa come capitalismo monopolistico di Stato. Questa era un po' la definizione che si era in qualche modo andata delineando dopo la Seconda Guerra Mondiale e anche precedentemente. Oggi noi assistiamo al passaggio dal capitalismo, o meglio, abbiamo assistito, perché il passaggio si è già realizzato, dal capitalismo monopolistico di Stato al capitalismo globale o globalizzato. Questo capitalismo cambia il rapporto tra economia e Stato, cambia il rapporto tra le classi sociali,
cambia le imprese e genera un terreno nuovo che se noi non analizziamo e non comprendiamo, non riusciremo appunto a trovare delle soluzioni e delle risposte adeguate a farci superare da un punto di vista, diciamo così, non elitario, la crisi attuale. Grazie. Grazie Domenico per averci dato questa panoramica. Ovviamente il libro, se volete, è molto più esaustivo, tocca molti punti, ci sono anche dati grafici che aiutano a comprendere di più quello che abbiamo detto. E abbiamo toccato talmente tanti aspetti che, almeno io personalmente, avendo letto il libro, dopo questo intervento avrei parecchie domande, però lascio la parola a voi se qualcuno magari si è perso. Perfetto. Se c'è un bettone di voce si sente. Allora, vabbè, prima di tutto ringrazio il relatore per l'interessante discussione. Il problema è che secondo me ci sono almeno un paio di punti abbastanza critici. Ossia, la ricostruzione generale mi sembra molto sensata. Il discorso è che ci sono, appunto, come dicevo, un paio di punti in particolare riguardo al tema della perdita del saldo di profitto. Ora io ritengo che come dire, l'impattatura, insomma, tutto il discorso tenga, però bisogna fare a meno di questa categoria analitica, in quanto è una categoria che è stata contestata in diverse occasioni, e infatti in particolare negli anni 60 e 70 è stato visto che a livello logico formale non ha una grossa base che possa essere il terreno di Fischio, per esempio, praticamente smentita. Anche a livello empirico non c'è tutta questa verifica effettiva, se non attraverso gradi di utilizzo variabili che influiscono sul saldo del profitto. Infatti, se si vedono grafici dalla fine della seconda guerra mondiale fino al periodo attuale, ogni volta che si verifica questa caduta è perché ci sono gradi di utilizzo della capacità produttiva ridotti e quindi tendono a far scadere il saldo del profitto, ma il saldo del profitto si può scomporre in varie componenti: il rapporto capitale prodotto, la quota dei profitti sulla produzione totale e poi appunto il grado di utilizzo. Ora, la caduta del saldo del profitto dovrebbe, diciamo, un'influenza diretta, per come è stata formulata da Marx, sul primo di questi fattori, ossia il rapporto capitale prodotto attraverso una sempre maggiore meccanizzazione del processo produttivo. Però questo è ben diverso da dire che c'è una legge che si verifica continuamente, che può spiegare quindi vari fattori. Dell'autore ho letto anche un testo che parlava dell'introduzione dell'euro, anche lì c'era questa connessione con la caduta del saldo del profitto. Però mi sembra una categoria analitica che, ripeto, non ha grossi fondamenti, e per inciso lo dico comunque da marxista, quindi non è che mi colloco al di fuori dell'impianto complessivo, però a mio giudizio si potrebbe rileggere tutto come le fa in maniera molto, secondo me, apprezzabile, però semplicemente facendo a meno di questa categoria. Questo è il primo punto. E poi il secondo è per quanto riguarda il discorso che faceva del debito pubblico. Beh, lì lei parlava di tasso dell'interesse come determinato da sostanze, che capisco bene, domanda e offerta di risparmio. Quindi lei parlava di risparmi privati che si vanno a collocare sui titoli del debito, però effettivamente questa è una visione certamente neoclassica, diciamo, di come si deve dell'influenza del debito pubblico, di come questo determina o contribuisce a determinare il tasso dell'interesse. In realtà, per quanto riguarda il contesto europeo, c'è un discorso semplicemente di banca centrale che non rifinanzia, come fa qualsiasi altra banca centrale, tutto il debito. Per esempio in Giappone c'è una massa di risparmio privato enorme che si colloca sul debito, ma l'ammontare di debito rispetto al PIL è elevatissimo. La banca centrale semplicemente rifinanzia continuamente il debito e questo non crea fenomeni reali sul tasso dell'interesse. Altro tipo di inciso comunque sugli spread che ci sono stati sul titolo del debito pubblico italiano rispetto a quello tedesco, le banche private hanno lucrato tantissimo, quindi non lo vedo come perché potevano rifinanziarsi a zero presso la banca centrale e acquistare questi titoli che rendevano bassissimo. Quindi anche lì, insomma, ci sono delle problematiche che secondo me andrebbero affrontate, ripeto, nel contesto.
diciamo, come un po' di domande, sì, un po' di domande, poi cerco di rispondere un po'. Forse ci sono altre domande, interventi, curiosità. Questi incontri servono principalmente per questo. Sì. Curioso che sul caso aveva fatto anche qualche relazione con i livelli dei salari anche nel settore manifatturiero in Italia, cioè si è trovata una correlazione tra le esportazioni e l'importazione, soprattutto dei beni intermedi, e quindi oltre a livello occupazionale, anche se ci sono dei dati a livello salariale, perché forse lei sa che negli anni 90 c'è stato un grosso dibattito, soprattutto negli Stati Uniti, la crisi Krugman e tanti altri, su come il commercio internazionale possa impattare sui salari, soprattutto sui differenziali. Voglio sapere se lei come ha affrontato anche questo argomento in altri modelli, come libro, in altri studi. Grazie. Ancora domande, pareri, interessi, no? Per forza una domanda magari uno vuole replicare. Buongiorno, la mia domanda in realtà è molto meno strutturata. Io volevo chiederle, nel quadro che ha appena presentato, lei ha fatto riferimento più che altro a grandi imprese, quale ad esempio la Ferrero o la Fiat, e qual è invece il ruolo delle piccole e medie imprese in tutto questo? Che alla fine c'è la spina dorsale del sistema economico italiano. Altro? Possiamo intanto rispondere a queste, poi magari ci sono anche pareri contrari, siamo proprio. Sì, certamente. Allora, partiamo dalla caduta del saggio di profitto. Allora, è vero che c'è un dibattito sul saggio di profitto da diverso tempo, per cui è stata contestata questa legge a Marx, infatti ho detto inizialmente che è un punto sul quale ci si è concentrati per criticare Marx. Però in realtà proprio quello che noi stiamo vivendo oggi dimostra che la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto è una legge più che mai attuale, proprio perché noi osserviamo all'interno dei cicli economici un rallentamento del saggio di profitto precedente allo scoppio della crisi e al rallentamento della produzione stessa. All'interno del mio libro io ho cercato di evidenziare proprio la coincidenza o la precedenza immediata della caduta della produzione con l'aumento ad esempio del picco degli investimenti, perché il problema di fondo è capire logicamente capire come funziona logicamente questa legge. Il problema è che noi stiamo parlando del saggio di profitto, che è un rapporto non della massa dei profitti. Quindi noi possiamo trovarci in una situazione in cui il saggio diminuisce, ma la massa magari aumenta. È chiaro che se io ho un saggio di profitto, che ne so, del 5%, che applico su una massa di capitale di 100, è chiaro che questo mi darà un certo tipo di profitto, ma se io ho 2,5% ma lo applico su 300, cioè ho dimezzato il saggio ma ho triplicato la massa di capitale, io aumenterò la mia massa di profitto. Questo è ovvio. Il problema è capire come nasce il discorso della caduta del saggio di profitto. Praticamente la formula è questa: saggio di profitto uguale plus valore fratto capitale totale. Capitale totale è costituito da capitale costante più capitale variabile. Qual è il problema? Il problema è che questo capitale costante non muta, non varia sul piano storico nello stesso modo, cioè le proporzioni
di capitale costante e di capitale variabile cambiano nel tempo, perché una tendenza del modo di produzione capitalistico è il cosiddetto aumento della composizione organica di capitale. Cosa vuol dire? Vuol dire che aumenta la parte di C rispetto alla parte di V, cioè la parte del capitale costante, materie prime, mezzi di produzione, capannoni, stabilimenti, rispetto a V, che sono i salari, il valore della forza lavoro. Quindi tende ad aumentare la massa del capitale generale, ma all'interno di questa massa in proporzione aumenta meno o addirittura diminuisce la parte del capitale variabile. Perché questo elemento è importante? Perché questo aumento della composizione organica del capitale è importante? Perché solo il capitale variabile produce plus valore, cioè valore in più, valore nuovo. E questo è il nocciolo del capitale e della teoria marxista. Quindi in realtà, se io penso che nessuno ci obbliga a essere marxisti piuttosto che keynesiani, io penso che ognuno di noi voglia capire la realtà. Io mi definisco marxista, è una mia scelta, perché penso che le categorie del marxismo siano importanti. Però io credo che anche oggi definirsi marxista senza accettare o pensare che sia corretto il concetto che il plus valore sia determinato solo dalla forza lavoro e non dal capitale costante, vuol dire non essere marxisti. Quindi sostanzialmente questo cosa vuol dire? Vuol dire che se questo rimane uguale o diminuisce e questo aumenta, è chiaro che lì avremo una diminuzione del rapporto, quindi una caduta tendenziale del saggio del profitto. Mi sembra evidente questo. Però, ripeto, questa caduta del saggio può essere compensata dalla massa. E questa è la ragione per cui si portano avanti fusioni e acquisizioni a rotta di collo. Proprio perché un aumento della massa su cui si applica un saggio di profitto diminuito genera comunque una massa di profitti più ampia. Il problema qual è? È che in questo modo si generano più merci, più unità di merci, perché io avrò un miglioramento delle economie di scala, un aumento della produzione, più merci da esportare. Quindi in realtà avrò una crisi che mi si presenta come crisi di sovrapproduzione di merci, oppure una crisi per sottoconsumo, perché io magari aumentando C rispetto a V ho licenziato operai, li ho sostituiti con le macchine, corretto? Quindi ho diminuito i lavoratori, ho aumentato i disoccupati, quindi ho diminuito la massa dei salari, quindi la capacità di consumo, ed è quello che sta accadendo oggi. Cioè diminuisce la massa del salario complessivo, o comunque non aumenta a sufficienza, e il risultato appunto è una depressione dei consumi interni. Questa è una delle ragioni per cui ci si rivolge al mercato estero. Quindi a livello logico noi spieghiamo il ragionamento sulla caduta del saggio di profitto. Sul piano statistico empirico c'è un problema che è dato dal fatto che io lavoro all'Istat, diciamo, è un mio terreno di lavoro. Le statistiche, gli indicatori, non sono indicatori che permettono di ricavare con precisione il saggio di profitto e il senso marxista. Però ci si può arrivare con delle proxy che io ho definito all'interno di un capitolo del mio libro, proxy che non ho inventato io peraltro, perché mi sono rifatto a due studiosi, uno americano e uno italiano che ha insegnato all'università olandese. Da queste proxy si vede chiaramente che c'è una caduta del saggio di profitto, confrontando i profitti anche solamente col capitale costante, cioè con gli investimenti fissi. Per cui se noi andassimo a considerare
anche il capitale variabile, la caduta del saggio di profitto, che pure viene evidenziata soltanto confrontando profitti capitale costante, diciamo così, sarebbe ancora più grossa. Ovviamente nel libro poi è spiegato ancora meglio. Quindi la caduta del saggio di profitto, in primo luogo, è da comprendere su un piano concettuale. E io credo che, non lo dico perché, diciamo così, voglio adottare un criterio, diciamo così, religioso, scolastico, però io non credo che ci si possa definire marxisti, diciamo così, se uno non comprende o accetta questo tipo di logica. Dopodiché uno si può definire come gli pare, non è un problema per me. Però è importante oggi la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto per comprendere la realtà, proprio per evitare tutta una serie di semplificazioni sulla crisi dovuta appunto a sottoconsumo, sovrapproduzione di merci, eccetera, eccetera. Perché il sottoconsumo e la sovrapproduzione di merci hanno alla base un elemento che è appunto la sovrapproduzione assoluta di capitale, che è quello che dicevi tu. Perché tu hai detto prima che è il grado di utilizzo del capitale che diminuisce, ma il grado di utilizzo diminuisce perché c'è sovraccumulazione di capitale, perché la redditività cala, quindi quella massa di mezzi di produzione viene lasciata inattiva e in quel modo si distrugge, si svalorizza. E questo è un altro elemento, che io non ho citato perché forse è meno interessante, proprio importante, che permette al capitale di riprendere il suo ciclo d'accumulazione. Perché praticamente se io svalorizzo questo, perché i computer valgono di meno, costano di meno, si producono in meno tempo, le macchine utensili lo stesso, eccetera, qui praticamente avrò una diminuzione di questo e quindi il rapporto tra C e V si riequilibra, anche quello è un elemento. Per cui il problema è capire il concetto di sovrapproduzione di capitale, nel senso che la sovrapproduzione è l'eccesso di capitale rispetto all'investimento. Ma tu lo vedi anche leggendo le pubblicazioni di quotidiani economici. Cioè il fatto che i bilanci denotano che i profitti non sono quelli attesi rispetto alla massa degli investimenti fatti. Per esempio il petrolio. Noi ci troviamo davanti a una crisi molto forte nel settore petrolifero. Perché? Perché c'è stata una sovraccumulazione di capitale nel settore petrolifero. Cioè negli ultimi anni, quando il prezzo del petrolio, del barile, era alto, le compagnie petrolifere hanno fatto tanti investimenti. Quindi questi investimenti hanno generato maggiore capacità produttiva. È evidente che poi questo elemento della sovraccumulazione di capitale si combina con l'elemento del mercato che assorbe meno petrolio, perché c'è un processo di crisi generale, quindi il rallentamento della Cina provoca anche una maggiore difficoltà nello smercio di petrolio. Però l'elemento della sovraccumulazione di capitale è presente anche nelle questioni del petrolio. Riguardo al debito, allora, sulla questione, sulla direzione dei flussi finanziari e del risparmio incidono tanti elementi. Io stavo cercando di sottolineare un elemento che è importante. È talmente importante che oggi, negli ultimi anni, ci si concentra moltissimo, come ho detto prima, proprio sulla questione dello spread e sulla questione del debito, proprio perché il debito pubblico è un'idrovora che catalizza, assorbe capitali che invece vanno direzionati ad aumentare il capitale delle aziende, perché il tentativo è quello di passare dal capitale di prestito al capitale di equity, da capitale in prestito a capitale proprio. Però questo capitale proprio dov'è che si ottiene? Si ottiene attraverso la quotazione in borsa, si ottiene quindi sui mercati finanziari,
Ed è questa la ragione per cui si sta realizzando la Union Capital Market a livello europeo. Però, ripeto, non sono cose che dico io, sono cose che tu trovi scritte normalmente sul Sole 24 Ore. Il problema è quello di collegare questi elementi di carattere macroeconomico con le scelte politiche e con quello che accade a livello sociale e storico, perché noi non dobbiamo dimenticarci, siamo in una facoltà di economia, però io credo che l'economia sia importante perché ci permette di sopravvivere e è la base della società, perché determina, ci aiuta a capire come si sviluppa la società. Ora, questi elementi che noi abbiamo detto ci dovrebbero far capire anche che l'elemento dell'euro, l'elemento dell'integrazione valutaria, è un elemento centrale. Cioè, oggi noi non possiamo più continuare a essere europeisti come eravamo 10 anni fa, perché l'Europa oggi è un'Europa che è funzionale alla ristrutturazione, alla riorganizzazione dell'accumulazione capitalistica. Si parla molto di recupero della sovranità nazionale dello Stato. Io credo che il problema sia soprattutto quello del recupero della sovranità democratica e popolare, perché in realtà gli Stati nazionali non cedono alcune loro facoltà, ma alienano, cioè non alienano alcune facoltà, ma le cedono momentaneamente agli organismi sovranazionali come la BCE piuttosto che la Commissione Europea. E questa cessione, per esempio sul controllo del bilancio, sul controllo della moneta, serve appunto a bypassare il controllo dei parlamenti nazionali, ma si tratta di strategie vecchie. C'è un documento della Trilaterale con prefazione di Gianni Agnelli del 75 che dice chiaramente che il problema è la governabilità, quindi ridurre il potere del Parlamento rispetto agli esecutivi in modo tale da avere un maggiore controllo sul debito pubblico, quindi sulle finanze, e che utile a questo scopo può essere l'integrazione europea e in particolar modo una valuta unica europea, che quindi sottragga il controllo dei bilanci pubblici, quindi del debito, dalle mani non della nazione in generale ma del Parlamento, e lo metta nelle mani degli esecutivi o di organismi sovranazionali. Perché toglierlo dal Parlamento? Perché il Parlamento, per quanto possa essere di corrotti eccetera eccetera, in qualche modo è un Parlamento di eletti che in qualche modo tiene conto di lobby, interessi eccetera eccetera, quindi non è sufficientemente, diciamo così, adeguato, adatto a una riorganizzazione e ristrutturazione complessiva per come gli elementi di vertice che dirigono il processo di ristrutturazione capitalistica vogliono. Quindi quello su cui noi dobbiamo ragionare è il recupero della sovranità democratica e popolare, il che passa anche, a mio parere, anche per il superamento dell'euro, perché l'euro in questa fase è lo strumento essenziale attraverso cui tutti questi elementi vengono messi sul filato. Ovviamente un superamento dell'euro non è una cosa facile. Molti parlano di un pericolo di innalzamento dell'inflazione molto alto nel momento in cui si dovesse ritornare alla lira. Si parla addirittura di 20-30% di tasso di inflazione. Beh, io vi dico soltanto che l'Istat ha rilasciato dei dati proprio recenti e che l'inflazione oggi è a meno 0,3%. Nell'area euro meno 0,2, cioè siamo in deflazione, e quel che è peggio, i prezzi alla produzione sono del meno 0,3% pure. Quindi noi ci troviamo in una situazione in cui i prezzi alla produzione e i prezzi al consumo stanno praticamente decrescendo, e questa è una tendenza che non è che è sorta nel 2016, è già diverso tempo che c'è. E cosa significa la deflazione? Allora, la mia generazione era una generazione, quando io ero ragazzino,
c'erano dei bigliettini emessi dalle banche che si rompevano subito. Cioè l'inflazione era tale che persino ogni banca emetteva tipo dei piccoli assegni che sostituivano la moneta. E l'inflazione era molto alta, tant'è vero che quando io ho cominciato a fare le mie conferenze, una delle domande che mi facevano, specie i sindacati, era: ma come si crea l'inflazione, come si risponde all'inflazione? Domanda scomparsa. Eppure la BCE e la Germania e l'intera impalcatura dell'euro è tutta strutturata verso il contenimento dell'inflazione. Quindi perché oggi c'è deflazione e non c'è inflazione? Per una ragione molto semplice: perché siamo in una crisi strutturale. Siamo in una crisi, come la definisce Summers, di lunga durata, una stagnazione secolare. Quindi il problema non è l'inflazione, il problema è la deflazione, dietro la deflazione la mancata crescita, cioè gli investimenti. Ed è per questo che io credo che il problema essenziale sia quello degli investimenti fissi. Chi può fare oggi gli investimenti fissi? È chiaro che non li può fare il privato, perché il privato si scontra con questo, con la caduta del saggio di profitto, con la caduta della redditività degli investimenti. Il privato che fa? Investe all'estero, oppure investe in monopoli dove i prezzi sono di monopolio e quindi si realizza un sovrapprofitto. Per esempio nelle autostrade, non è che tu puoi scegliere vado in un'autostrada piuttosto che in un'altra, ma aumenta il prezzo dell'autostrada e tu li paghi e lui alza il profitto. Oppure nella speculazione finanziaria, ma sicuramente non investono nella produzione manifatturiera, che è il traino dell'economia italiana. Allora chi può fare questo? Soltanto lo Stato. Quindi bisogna ritornare a una situazione in cui lo Stato investe, un nuovo ruolo interventista dello Stato nell'economia, ma non soltanto in termini di regolamentazione o di infrastrutture, come si dice oggi, ma proprio come investimento nella produzione di merci e servizi. Ed è esattamente quello che invece non si può fare all'interno della Comunità Europea, dell'Unione Europea e dell'area euro, perché i vincoli di Maastricht al debito e al deficit impediscono questo, perché qualunque aiuto dello Stato alle imprese viene bocciato dalla UE come aiuto di Stato. Allora io vi chiedo, ma l'IVA, che è una parte importante dell'economia italiana, la dobbiamo lasciar morire o dobbiamo fare in modo che venga acquisita da qualche gruppo straniero che magari la ristruttura e la riduce a un decimo di quello che è? Oppure lì è necessario che lo Stato intervenga attraverso nazionalizzazione? Quindi dobbiamo ricominciare a parlare di nazionalizzazione, della costruzione di un polo pubblico bancario, ad esempio con la nazionalizzazione di MPS, Monte dei Paschi di Siena, e con la reinternalizzazione del controllo della moneta. Però la reinternalizzazione del controllo della moneta deve vedere un ruolo diverso della banca centrale, perché se la banca centrale di un ipotetico ritorno a un'economia, diciamo così, a una lira, dovesse essere la banca centrale, Banca d'Italia degli anni 90, e a me sarebbe, diciamo, un cavolo e tutt'uno, scusate il termine, perché ciò che ha provocato l'aumento del debito pubblico tra 1981 e 1992 è esattamente l'autonomia della banca centrale italiana, cioè la separazione tra banca centrale e il Ministero del Tesoro. In pratica l'accordo tra Ciampi e Andreatta stabilì che la banca centrale non era più obbligata ad acquistare i titoli del tesoro italiano, che quindi erano rimasti privi di un acquirente importante e dovevano collocare appunto i titoli del debito sul mercato finanziario, da cui appunto l'impennata nel tasso di interesse. Addirittura negli anni 90 l'Italia spendeva il 13% del PIL in tassi di interesse. Il debito italiano deriva da quello, perché la spesa sociale italiana tra 91 e 92, tra 81 e 92 era in linea o addirittura inferiore a quella media della UE e dell'area euro. Quindi sostanzialmente il debito pubblico italiano che noi oggi abbiamo tuttora sul gruppone
deriva dal fatto che quei signori Andrea Cancianti hanno deciso di fare questo. Questo per dire appunto di chi poi mette al centro la questione della corruzione, eccetera, eccetera. Perché all'epoca c'era Mani Pulite, forse voi non ve lo ricorderete perché siete giovani, però c'era Mani Pulite, Di Pietro, eccetera, eccetera. Mi sembrava che il problema fosse quello del PSI, della DC, eccetera. Abbiamo visto che poi il problema non è quello. Anzi, Mani Pulite ha dato la stura a una ristrutturazione generale del modo di produzione capitalistico basato sulle privatizzazioni, sul ritiro dello Stato dall'economia, eccetera, eccetera, eccetera. Concludo rispondendo alla tua domanda molto interessante. Sulle differenze salariali, io ho scritto qualcosa nel libro in cui si evidenzia che c'è una diminuzione della massa salariale e dei consumi, però sinceramente su questa cosa è necessario un approfondimento, io ho bisogno di fare un approfondimento maggiore, però dai dati parziali che ho all'interno del libro si può ipotizzare quantomeno un aumento dei surplus commerciali in coincidenza con una diminuzione del salario. Ad esempio negli anni 90 questo è accaduto, questo è provato. Più di recente purtroppo non ho ancora avuto il tempo di verificarlo, però è una cosa che mi propongo di fare, poi nel caso possiamo organizzare una cosa ad hoc su questo, però io credo che sicuramente la massa salariale abbia subito una diminuzione e di conseguenza anche i consumi interni, la spesa delle famiglie, ecco, la spesa delle famiglie è sicuramente diminuita e questo è collegato alla diminuzione delle importazioni. Quindi aumento delle esportazioni e diminuzione delle importazioni determinano surplus commerciali. Per quanto riguarda appunto quello che dicevi tu, è molto importante perché spesso si fa riferimento a un altro fatto, per spiegare la decadenza o la arretratezza italiana, cioè la piccolezza delle imprese, il nanismo delle imprese italiane. In realtà il nanismo delle imprese italiane è in gran parte il risultato del tentativo delle imprese di bypassare l'articolo 18. Tant'è vero che l'aumento del numero delle imprese subisce un'impennata tra gli anni 70 e gli anni 80-90, cioè nel periodo che va da una forte conflittualità operaria, in cui si introduce fra l'altro con lo statuto dei lavoratori l'articolo 18, a un periodo in cui la produzione viene esternalizzata sempre di più, in laboratori più piccoli, sempre però collegati all'impresa madre. Diciamo, l'archetipo di tutto questo è Benetton, che tra gli anni 70 e 80 fece sì che alcuni suoi cari operai costruissero dei laboratori in cui appunto si facevano dei pezzi di lavorazione. Quindi le esternalizzazioni sono un elemento molto importante di quella ristrutturazione che si realizzò negli anni 80-90, rientra anche nel toyotismo, nel modello toyotista, perché anche il modello toyotista è basato molto sul subappalto, sulle catene di subappalto. Infatti Just in Time nasce dalla necessità di mettere in collegamento l'impresa madre con le imprese che hanno avuto gli appalti. E questo è un metodo che i giapponesi usano da sempre, ma che stiamo utilizzando, abbiamo utilizzato anche noi. Ora, con la crisi cosa accade? Con la crisi accade che le catene della produzione, le filiere di questa produzione vengono ristrette. Quindi una serie di imprese più piccole, quelle che Marx chiamava la pletora delle imprese, va fuori mercato, viene distrutta, quindi le imprese aumentano le loro dimensioni, si restringe la catena della produzione coinvolgendo meno imprese più grandi. Però anche le medie imprese devono fare un salto dal punto di vista quantitativo e dal punto di vista qualitativo, cioè sul piano dell'internazionalizzazione. Ed è questa la ragione per cui il governo, la Banca d'Italia, tutti gli organismi internazionali premono per
la quotazione in borsa delle imprese italiane, delle medie imprese. Appunto perché le imprese italiane sono spesso imprese proprietarie legate a una famiglia. Questo è un limite, appunto perché la famiglia tende a restringere il controllo nelle sue mani e non a impedire l'allargamento dell'azionariato, mentre per l'internazionalizzazione e per l'aumento delle dimensioni, che abbiamo visto sono importanti, è necessario appunto un aumento, un allargamento dell'azionariato, e questo può essere fatto essenzialmente con la quotazione in borsa, da qui tutti i discorsi che abbiamo fatto. Va bene, io penso di aver risposto alle vostre domande, ce ne sono altre. Un'altra curiosità, le conseguenze sui paesi in via di sviluppo e i paesi di sottosviluppo. Ah, certo, questo è veramente importante. Beh, gran parte del libro ruota proprio su questo aspetto, cioè sul fatto delle esportazioni di capitale, la riduzione degli investimenti fissi nei paesi a capitalismo avanzato ha determinato lo spostamento di questi stessi investimenti verso i paesi emergenti, che sono cresciuti proprio per questa ragione, dalla Cina all'India al Brasile. Il problema è che le imprese di questi paesi si sono indebitate proprio per questa espansione, a seguito di questa espansione, e oggi si trovano strangolate. Perché? Perché il loro indebitamento è in molti casi in dollari e il dollaro si è rivalutato. Quindi in una situazione in cui la sovrapproduzione di capitale si ripresenta anche in Cina, proprio a seguito dei massicci investimenti in capitale fisso che abbiamo visto negli ultimi 10 anni, quindi si ha una riduzione della produzione, un ritiro dei capitali, è un problema per quelle imprese che si sono indebitate. Quindi un aumento delle contraddizioni a livello internazionale e una destabilizzazione ulteriore del sistema economico mondiale. Quindi pure relativamente al comportamento che ha la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, quando agisce su questi paesi e comunque non li finanzia, cioè li finanzia ma in maniera appunto molto speculativa in certo senso. Li finanzia, beh, questo è un problema che ha sollevato anche Stiglitz da molto tempo. I finanziamenti sono sempre condizionati alle riforme di struttura. L'abbiamo visto per esempio nell'est asiatico, negli anni 90, durante la crisi di quel periodo, sempre legata ai debiti e così via. E lo vediamo oggi con la UE e con la Banca Centrale Europea, cioè il solito metodo. Tu sei in difficoltà, ti aiuto purché tu adotti determinate misure che sono le cosiddette riforme di struttura, che in realtà nella pratica sono contro riforme. L'abbiamo visto ad esempio nella Grecia di Tsipras, che è stata obbligata col cappio al collo a portare avanti determinate politiche. Ragazzi, di temi ne abbiamo toccati tantissimi, penso mai come prima, per fortuna che ciclo di conferenze da un po' di tempo, quindi qualcosa già l'avevamo affrontato, perché di domande o di temi che si possono approfondire ci sono eccessi di liquidità anche a seguito di quello che è successo ieri con i tagli sui tagli sui tassi di interesse della Banca Centrale Europea, sul fenomeno anche di reshoring, ovvero che le imprese si spostano verso l'estero e poi ritornano, e questo anche in concomitanza con quello che stavamo dicendo prima, ovvero con nuove forme contrattuali quali il Jobs Act, oppure anche l'ingresso di una quantità di migranti nel territorio europeo, i fenomeni della precarizzazione. Ecco, per fortuna che questa era solo la prima di questo semestre, e che ne abbiamo altre in programma, una sul Jobs Act, una anche forse sui migranti, su altri temi. Ovviamente se ci sono altri aspetti che volete approfondire, il libro è qua, lo potete comprare, è molto interessante. E se Domenico poi vuole ritornare, approfondiremo anche il tema sui salari e su tutto quello che è stato lasciato scoperto. Sì, in particolare se vi interessano le imprese, come si può fare le imprese, si può fare qualcosa. Noi a nome del Collettivo Economia vi ringrazio di essere venuti, noi ci prendiamo 5 minuti, ecco, per...